try to click with what you got. Taste every potion, 'cause if you like yourself a lot, go let it out, go let it in, and go let it out. Salut, Antonio! Salut, hey, Antonio! Siamo qui tutti riuniti per celebrare oggi il santo spirito del 7 di Sedarsa Seydoux. Ci sono io. Se ci vengo che carne c'ho, amico. Allora, vi porto con me. Ti ripiglio io. Bravo. Ecco. In questa partita. Allora ragazzi, che facciamo? Cambio colore. Verde, blocco. Due persone in mezzo. Ma io non sto giocando, No, gioca tu. Gioco io, blocco Vanessa. Vai, devi andare tu. Guardate come mangia di gusto il nostro Didò. Uscirà tipo una di quelle riprese delle mucche. No. No, grazie. Dove registri? Non premere sopra che c'è il fuoco. Ragazzi! Popcorn. E li sta spartendo alla gente. Aspetta, guarda, no, come mangia? No, cos'è la cosa? No, non bevo. No, prima io devo. Come mangia? Guardami. Sabato passa a canale. Come guarda? Bevi. Basta, questo è un attimo. Ah, guarda. Bruno! Non ha pigliato una Benevi, lei l'ha pigliato una bottiglia. Ciao. Un time lapse ha fatto improvvisato proprio. Figo. Gabriel. Beh, chiuda. No, una cosa. Saluto Antonio. Dai. Ciao, sono Enrico. Abita a Motta San Giovanni. Che facete voi? Lavoro, sapo, avigna. Mo, mosega. Faccio le domande tutte settimane.
la roba. Voi vi stancate. La scimmia. Uwe. O sassi. Ma devo fare gatto. Può accompagnare solo. Ricordo a Giorgio che deve fare il documentario. No, è professor. Sì, ma da chi? Allora, faccio, presto. Si vedrà pochissimo, si vedrà... Se c'è la cozza, la bellezza. Ma vai a fare la foto? Video meglio. Sì, registro io, tranquillo. I palumbi, guaggio. Palumbi si chiama. Gianluca, chi te morisse la vacca? Venite qui, venite qui. Venite qua, perché le abbazie, come avete potuto notare, per arrivare qui abbiamo dovuto fare 250 tornanti e ci troviamo praticamente su un cocuzzolo. Le abbazie, come i castelli, in periodo medievale venivano costruite appunto sopra un cocuzzolo, per un doppio motivo. Primo, perché erano più isolate, quindi il discorso della preghiera, che non erano a contatto col mondo, eccetera, eccetera. Ma soprattutto perché erano più protette, perché in quei periodi le guerre erano continue, le invasioni erano continue, per cui posizionarsi in alto significava essere più sicuri di essere protetti. Nello stesso tempo, quando poi vi affaccerete, godevano di un panorama eccezionale, per cui potevano vedere da lontanissimo quando si avvicinavano potenziali nemici. Inoltre, il fatto di essere in alto aveva un'altra funzione importante, qui in particolare, perché qui ci troviamo vicino, praticamente, nella zona dell'Agropontino, che era una zona infestata dalla malaria, perché c'erano zanzare, cose eccetera eccetera, che infettavano le persone, soprattutto era una zona paludosa. Fu proprio il fascismo a bonificare quella zona lì e anche questa. Mettersi in alto, cioè andare in montagna, significava appunto salvarsi dalla malattia della malaria. Niccolò, dica qualcosa lei. È bello questo monastero. Peccato che è un monastero. A Sgarbi mi piacerebbe. Vabbè. Sto registrando. Sì. No, è meglio che allora. Fammi un video. Il monaco ha un palo selfie. Sì, lo sappiamo tutti. Sì, lo so già. Ah, per fortuna che mi hai risparmiato il discorso. Sì, molto. Sì. But you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace,
when you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you Questa è venuta verso qua e si lecca, la pancia. E non solo. Pensavo che era più bella. Nicolò, cosa ne pensi della mucca? Che è una mucca. È una mucca. È ed è molto grossa. Siamo stati laggiù, tipo c'era un recinto con le mucche. E tu stavi per inciampare. Lo so, però una è venuta qua perché Agab, le altre sono andate nella bosca a mangiare. Sì. Sì. È proprio la mucca. Una mucca. Una mucca. Ci andiamo a cavallo? Sì. Io arrivavo a andarci. Sì, allora questa è la nostra stanza. Ci sono quattro letti separati ma uniti. Questo è il mio telefono che vi ho lasciato acceso nella tasca. Nel sono... Qua c'è qua... Emanuele si è fatti i baffi. Poi là ci sono tutti i cibi che dobbiamo mangiare. Poi non so come faremo a finirli. Zio, dov'è la batteria? C'è Niccolò che sta cercando un caricatore. Pure tu! C'ho lo spazzolino adesso. Pure io, zio! Uguale, uguale, zio. Giorgio. Ecco. Qua. Vai, cavallo. Dov'è la mia? Io Emanuele pure. Abbiamo doppioni di chipster, doppioni di Ringo. Ci abbiamo gli Oreo. Io sono Fonzis. I Fonzis. C'è pure qua chipster. Sì, vabbè, ma qua sta stanza è proprio... Vabbè, a me la fase non serve per muovere. Aspetta, ti faccio vedere una cosa. Ma sono l'unico che non ha uno spazzolino. Ah, tu c'hai doppio. Ma sono l'unico che non ha uno spazzolino. Si può vedere, noi siamo in una stanza, che è una stanza d'albergo. Dici. E mi sono posto un quesito. Ma siete delle banane. C'è la bucina. No, 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 nessuna parte. Me lo tengo per me, lo tengo per me. Gio, meno male, E mi è venuto in mente una cosa. Se è massimo un mucchio a me, se Gesù Cristo era di carnagione scura, allora vuol dire che Gesù Cristo insegna nella nostra scuola. Perché noi abbiamo un insegnante che si chiama Scuro. E quindi se Gesù Cristo è scuro. Non mi strozzare. Porca madonna. Aiuti! Aiuti, sto cosa lo sto chiedendo. Ma cosa fa? Dio, si può sciane con l'autotone di carote. Si dica con l'autotone di carote. Non si collaudano. Si mangia. Tutti. Niccolò che ci porco. Niccolò. Porca madonna. Basta temi. Basta. Che cosa vuoi dall'intervista? Quale domanda mi vuoi porre? Quale domanda mi vuoi porre? Quale domanda mi volete? La mia vita fa schifo. Porco Dio, cane. Stupratore di maiali. Dio, cane. Dio, schifoso come. No, il mio è il mio. È quello doppio il mio. No, il mio è quello senza base. L'abbia subita. Ok, me l'ho sfogato. Poi ci hanno bussato dall'altra parte che stiamo facendo bordello. Emanuele crede siano di Carlopoli. E io sto bestemmiando. Aspetta, devo attimo uscire sulla terra. Oh, Gesù Cristo. Con le mutande che fa. Gesù Cristo. No. Guarda Nicola che parla. Porco Dio.
Mi racconta di nuovo la tua. Dov'è lo cellulare? È qua. Non mi tirare i calci. Che pop. Nicolò, racconta di nuovo la tua giornata. Oh, non c'è più sbatto. Dai. Allora io bestemmio, bestemmio un'altra. Diciamo che bestemmio tutta la giornata. E poi ringraziare cosa? Cammino e bestemmio. Raga, state zitti. Come fa uno? Allora, informiamo che il suo credito sta per terminare. Porca la porca. Aspetta. Non tirate pugni al muro. No, voi! Perché c'è Niccolò che bestemmia? Allora, quelli a fianco a voi che gli stanno tirando pugni, e Niccolò che deve bestemmiare mentre bestemmia tira pugni al muro. No, ma è vero. Niccolò, tiraci una delle tue bestemmie. Porco Dio, cane. Porco Dio, cane, fedele cliente della Coop. Lo senti? È pazzo di mente. Buonanotte Dybala, buonanotte. Oddio, c'è Gino Costanzo, Maurizio Costanzo, quello senza collo. Perché ho detto che Maurizio Costanzo? Pure io riesco a imitarlo. Assomiglio un casino. Assomiglio un casino scuro. Maurizio, apri la busta. Ma veramente si sono sposati sti due? No, tranquillo. Una fa amici, guarda. Una fa amici e uno fa lo show più famoso del mondo e oltre. Cioè? Maurizio Costanzo. E Margot, che stai facendo? Guarda, questa è una torcia. Adesso vi faranno male gli occhi, però non mi importa. Quindi, non si vede un cazzo perché porca madonna. Oh, basta, io lo pongo mica. Basta. Io dormo col giubbino di Niccolò. Quale porca madonna, cantina. Vroom, vroom. Io ho fatto solamente così. Ma cosa? No, hai sbattuto il tuo giubbino. Non è vero. Dai, il buongiorno. Buongiornissimo, caffè? No, grazie. C'è il Club 99 che è un sottoprodotto del Guglielmo, è ottimo. Certo, certo. C'è anche la soveria, però solamente... Qua ci sono le persone che aspettano, qua c'è Emanuele. Ah, che è stato stuprato 3 volte. Michele Giuseppe. Giuseppe Michele. Buongiorno. E piove come fosse... Stato in Niccolandia ci sono 2 regole. Una, non date fastidio a Niccolò, e la seconda, non ci sono altre regole. Va bene. A lui basta questo. Apri l'ombrello. Oh. Scusa Jacopo. Saluta a noi. Vuoi riparo? No. Dici, salutiamo. Sì. Allora, abbiamo detto 12 più 1 là. Chi li accompagna? Ok, allora. Va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vieni. Io non saluto ancora. Io faccio la sociale e mi metto nel sedile di uno. Io faccio la sociale. Guarda, riprendo tutta la gente. Buonasera, tutto bene. Qua piove. Lo so. C'è un po'. Mi bagno un po', ciao. Sono noi. Io devo volare a bagnare. Cosa ne pensi dei tentativi irrisori di Renzi di parlare l'inglese? Penso che mi ricordi la Lombardia, perché la Lombardia è un bello stato. Non è uno stato, ma forse è uno statuto, perché è uno stato statunitense.
10 in geografia a tutti. E comunque è bella la Germania. Sì. Preferisci la Germania Est o la Germania Ovest? Soprattutto Amsterdam. Preferisco Berlino, il muro di Berlino. Ma scusa, Amsterdam non è in Germania, zio. No, aspetta, questo video non diventa interessante se non c'è Jacopo. Ok, era interessante. Parlaci dei cromosomi. Io ne ho 47. Bravo. Ok. È down. È down. Voglia. Jacopo ha 47 cromosomi. E io ho un ombrello. Allora andiamo a sentire. Yam. Pressa, no, pressa, da là si fa il giro e si va al museo. E da dove al punto? Vabbè, ma magari tu c'è un G. Gianluca è indignato. Allora, raga. No, però sono pescato. Allora prendiamo la vedetta. E a me mi viene giù, meglio mai vedere. E là c'è il museo. Ma Gianluca è esperto, adesso. Ragazzi, vi devo spiegare una cosa. Allora, prima di tutto, è da stamattina che non so poco come il palombo. Faccio dal verbo palombare, che significa uccellare. Rimettere, vomitarsi. Seconda cosa, tanto volte che ci sono stato qua che mi ricordo ci ho chiesto la superia. Terza cosa, professore, voglio dire ad un museo. Il concetto serio. Ma quelli del visto vanno in guerra con le camicie spiegazzate? Perché quando loro stirano le camicie, queste camicie che sono piene di bombe esplodono. Okay. E quindi vanno in guerra con le camicie spiegazzate? Credo proprio di no. Comprate un altro oggetto che non ho ancora inventato. Che cosa devo dire? Sì. Dio cammino. Dico qua su va. No, dici con l'autotore di carote che è meglio, va. E che ne so, tu lo dici. Dietro c'aveva una calabria. Ho fatto a Giorgio. Sì, vabbè, però è vero, la colonna di Soveria è più bella. Ok, allora ma c'è una fotografia a mia Illu con sfondo. Ya ya, che vamo a prendere un po' d'acqua. Vabbè, acqua. La colonna di Soveria è molto più bella di questa. Questo qua fa. Noi abbiamo un'architettura migliore, bianca quella di Soveria. Questa è marrone. Questa è marrone. Non era di Soveria, era calabrese, non era di Soveria. Sì, ma non l'ha pigliata a Basilica. L'ha pigliata a me, sono pigliata a Cuba. Vabbè, va bene lo stesso. Però. Quale papa? Niccolò, se tu ti trovassi il papa davanti in questo momento, che diresti? Mi manda a fanculo e me ne vado. Io sono un collaudatore di carota. Scusa, sapete. Buongiorno, sto ospitando a Giorgio. Grazie dell'ombrello. Prego. Guardaci, Mino, che trucchi, guarda, va.
A verità. A verità. Oddio. Inquadrami. Inquadrami. Porco, ma che porco c'è Dio. Bello. No, non è mio. Riccardo fa il donnaiuolo. Barbone. 1000 euro. Attimo, guarda. Guadagna Telecom uno stipendio. Ma scherzo. Si spostava di suolo. Ma lo sai cosa sembra? Ha detto di Striscia. Uno di quelli di Striscia. Guarda che compare. Guarda che compare la telecamera, guarda. Sembra un tipo che va a Striscia. E ci è presa la telecamera. Sembra uno che va a Striscia la notizia. Uno di quelli. Sembra uno di quelli che va a Striscia la notizia per dare gli spot. Io sono ovunque, sono. Fixing up a car, driving it again. Searching for the water, hoping for the rain. Up and up. Up and up. Down upon the canvas, working in a meal. Waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up. Up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm an umbrella is saying. Sitting with the boys it takes away the pain. Up and up. Up and up. Saying, we go get it. Get together right now. Somehow gonna get it together and fly. Oh, we gon' get it together. I know, gonna get it together and flow. Gonna get it together and go. Up and up and up. Lying in the gutter, aiming for the moon. Trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up. Up and up. You see the fires there in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love. Just need love. When the going is rough, say we gon' get it together right now. Gonna get it together somehow. Salta registro, casomai c'è qualcosa di epico. Parli tu francese, no, ce ne parlo. Ce ne parlo faccio. Che bello, una volta di pione. Sorry. Sorry, sorry. Io e Riccardo abbiamo fermato un tizio inglese prima. Gli abbiamo chiesto in inglese se voleva farsi un selfie, ha detto di no. Ci ha mandato a fanculo. È stato abbastanza brutto. Sì. E mo siamo alla ricerca degli inglesi. I villa. Ma tu che ne sai che sono inglesi? Che sembra volto. E che andiamoli a fermare, tipo. Andiamoli a fermare. Niccolò partecipa anche. Sembrano tipo quegli esperimenti sociali. Sono che tedeschi. Tedeschi. Ma tedesco io non lo so. Io non lo so il tedesco. Krakenwagen. È risorto solo per questo, poi è rimorto di nuovo perché l'ho ucciso io. Jacopo, can I take a photo with you? You? Jacorollo. Yes. Tu sei Jacorollo. Voglio un Va bene. Lo offro io. Degli stranieri dove sono? Are you strangers? Strangers. Foto with promozione. Ma cacano. Are you strangers? Però non si può sentire. Massimo, do you speak English? Foto with British people. Please. There are some British people. Please. British people. British people. Ah! Come si dice Madonna in inglese? Madonna.
Eh? Ho detto Sluts Madonna. Madre di Dio. Madre, ma non è. Sluts Madonna. Oh, Angelo, siamo, sono pazzi questi romani. Perché? SPQR, sono pazzi questi romani. Ah. Non credo, non credo voglia dire questo. Non credo voglia dire questo. English people. Where are you? English people. In English. Sono in, sono in Inghilterra. Dove... English people. Sono in Inghilterra. Ok. English people there. Are you there? English people. God save the queen. Ma no. Ma lui, ma c'è proprio. Ma Macrillò selvatico che spunta dall'ombra. Quelli quanti sordi? Attimo. Chiara ha commentato la foto con una piazza fontana dei treni. Questa fontana come si chiama? Il tuo negozio è quello che hai aperto lo so, tu. Lo so. C'è il negozio che hai aperto tu. Di Treve. Un negozio per donne. Non era dei treni. Travi. Prima di treni, poi dei travi, poi di treni. Poi di... Travi. Dei travi. No, no, treni. No. Treni, treni. Treni è una... Giorgio. Lo so. Giorgio, so. Ma è la mamma di Domenico mi ha detto di farmi un selfie e l'ho fatto. E faccio un selfie. Ho già fatto. Giorgio. Fatene un altro! Raga, non esisto solo io che mi chiamo Giorgio. 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 Sì, Giorgio. 18! Anonima? Giorgio. Dove è l'hard rock? Della Lazio, dove li mettiamo? Alto Lazio! Alto Lazio! Ma la mandiamo in laborotalco questa qua, eh! Sì, 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 sì. Diventerà il nuovo spot, Sofia, spot del laborotalco! In Italia, in Europa, nel mondo, nell'universo, nella Via Lattea, a Roma, in un posto di Roma. Va bene. Allora, questo qui... Qui ci troviamo a Piazza Montecitorio. Intanto perché si chiama Montecitorio o Colle Citorio? È uno dei colli di Roma, Colle Citorio o Montecitorio. Questo è uno dei palazzi più importanti del nostro Stato, perché questa è la sede del Parlamento, vedete dove c'è quel portone, dove spesso si vedono gli inviati dei telegiornali che si piazzano lì. Striscia la notizia. E fa striscia la notizia, cose, eccetera, eccetera. Qui dentro. Corra, io faccio che lo giudo che sta sempre esattamente. Una pinna, ma viene pagato questo. Questo è una delle due camere, la Camera dei Deputati. Se guardate bene, lì in fondo ci sono altre due bandiere. Attaccato c'è un altro palazzo molto importante che è Palazzo Chigi, è la sede del governo. Il primo ministro che poco tempo fa era Renzi, ora è Gentiloni,
i suoi uffici sono esattamente, quindi come vedete il palazzo del Parlamento, il palazzo del governo, vedete? No, non comunque, il palazzo del Parlamento, il palazzo Chigi praticamente sono quasi attaccati. Quello lì è la sede del governo, vedete? E questo è piazza Montecitorio. Però non ci pensi. Bene, ma basta tu. Io sono bello. La tua faccia è brutta. Ma no, bello. Non è bello. Sì. Ne riposiamo perché poi dobbiamo fare una bella camminata per arrivare al posto. No, presto. Oh, lì ci sono delle cose bellissime al coso. Sono andata allo shopping. Del coso e ci sono tantissime cose epiche. Cioè? Tipo gladiatorini, libri. Non libri di cucina, però libri. Tipo l'autogrill. I dolci napoletani. Li comprerò. Comprerò non i dolci perché io non mangio la dolci, cucina. Ma la cucina napoletana, perché così c'è solo pizza. C'è solo la pizza a Napoli. Il libro di cannavacciuolo. Non è quello. No, no, non è quello. A Napoli tanto l'unico piatto tipico è la pizza, diciamo, l'unico conosciuto. Però il libro di cannavacciuolo è sempre ben accetto per la nonna. Sì. Allora, concordo. Io ho già regalato cose cristiane. E però io porto pure il libro di cannavacciuolo, che quello gli interessa. Vabbè. Cambiamo un po' aria. Se tu vai sotto. Sotto. Ci sono persone. Degli archi. Persone. Wow, degli archi. In più dicendo qua sotto ci sono anche dei cavalli. Appena l'ho visto ho detto, ma io che pensavo che Roma fosse la città più futuristica. Invece c'è ancora i fortissimi cavalli. E questo è quello che dico, perché ride ogni cosa che faccio. Io bevo un po' d'acqua e lui ride. Io dico porco Dio e lui ride. Io faccio e lui ride. Assumete a beh, a tutti, beh, i sudditi, io sono Gesù Cristo. Questo è il microfono. Ma chi sei, Fidel Castro? E questo è il microfono. E benvenuti nel mio nuovo canale YouTube. Nella mia nuova messa YouTube in diretta. Non in diretta perché non c'ho la fibra. In Palestina la fibra non ci passa. Allora, non è un problema perché i video li farò lo stesso. Ogni con ogni wifi domenica, quello. Ogni domenica dalle 9 alle 11. Alle 11. Quello è Gesù Cristo. Basta. No, io devo fare una foto. No, no, mi serve che poi devo trovare le immagini, le cose per la barba. La barba di Gesù Cristo. La famosissima barba cristiana. A beccare un pochino che è vero. Dammi una raga. Yes. Ho detto di nuovo yes. L'altare della patria. Stanno dentro di me. Ah, qui dove è il Colosseo? Do
papere. Buongiorno. Quindi allora vi presento questa città è Roma, quello è un piccione viaggiatore. Un gabbiano. Non me ne frega proprio un cazzo. Ma a me non me ne... Ma a me non me ne frega proprio un cazzo. Io pago l'abbonamento, voglio vedere il pallone che entra in porta. Io la chiamo piccione, ok? Va bene. Quello è Botero. Va bene. Fidanzata di Jacopo. Poi, un po' grasso. Questa qua è una fantastica costruzione fatta da Giulio Cesare nel secolo delle scarpe di Michele Cartamone. Me. Che figura di bimbo. Questa è plastica. Spero che l'abbia sentito, ragazzi. Dov'è plastica? No, è là dietro plastica. Allora, però possono cambiare i cani. Non si può buttare. Non si può buttare niente e non si possono raccogliere i fiori. Non ce ne sono fiori. Ce ne sono gli gialli. Chi li vuole? Chi li vuole? Poi sbocciano. Sì, si sboccia. Allora, questa è un'antica costruzione fatta di Giulio Cesare nel secolo delle scarpe di Michele Cartamone. Pensiamo da questa voce. Questa è una persona. Questa è una persona bianca. Ciao. Ciao. Ma che cazzo, Emanuele socializza con le statue, epico non è uno scherzo. Epico non è uno scherzo, sono stato un passo tanto dal palumbo. E allora? Gianluca mi ha dato gentilmente una busta perché ero veramente tanto così da palumbarmi. Va bene. Palumba nel foro. Ma che ti basta semplicemente dopo cos'è? Jacopo. No, non lo toccare. Non è un filmato serio se non c'è Jacopo con la sua bella voglia di vivere. Ma se vuoi mi capelli. E te li tinge di nuovo. Dacci i capelli nuovi, ti faccio i capelli verdi, teaccio. No, Rossi lo stesso perché ti ha mangiato la lasagna. Ma si è mangiato anche la pasta in bianco. Di nuovo rossi. Ha mangiato anche la pasta in bianco. Vabbè, arancioni. Io faccio rossi chiari. Rosa. Rosa. La famiglia, tu vieni con la famiglia. Hai adottato pure a lui? Sì. Grande! Non voglio gli altri figli. Ce ne manca solamente Riccardo e siamo la famiglia al completo. Mamma, come ci mantieni? Diretto. Ma abbiamo capito che Emanuele è il papà. No, solamente di Riccardo, sì. Voi non avete padre. Cioè, voi neanche ce l'avete un padre, io non vi giudico. Ma perché? Scusa. No, tu non c'è. Andiamo, Letizia. Andiamo. Plastino è... No, Jacopo è pure della famiglia. Si però sono stato per famiglia. Jacopo è associale pure in famiglia. Senti. Abbiamo capito. Andate al gomito, che è una cicatrice gigante. No, non si vede. Niente. Ho le ghiette in rosso misterioso. Tipo una cicatrice di 30 metri. 3 metri per te. Io pure una cicatrice, che però se ne sta andando perché c'ho la ghiette sul piano. Io non ce l'ho. Io ho 30 cicatrici sulle ginocchia. No, sbaglia, comunque che riesco a picchiarti anche se sono qua sotto. Giorgio lo blocco con un piede. Io con l'altro ti chiudo fuori casa. E quale casa nostra? Non ce l'abbiamo. La casa non è una persona. Sì, come insegna anche Adventure Time. Chiamo il telefono. Sì, è il pullman. Telefono azzurro. Crispino è casa nostra. Che musica a dir poco sbagliata. È una musica a dir poco smielata. Ma un po'. Sergeant Pepper's love.
Vai, mi dedico ai cani. Non posso. Scusa. Miei quei tizi strani. Stanno correndo una cosa. È vero. Assolutamente no. Tu non c'eri mai stato? Sì, c'ero stato. Ma non Ah, ciao ma. Massimo è morto. Figlio no. È un cavallo. Sopra. C'è un cavallo. C'è un cavallo. Oddio. All'alba del quarto giorno la polizia si incazzò davvero. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Bella vita. Ma pure la notte fanno questo. Minchia. Ma io non ho capito, pure tipo questa mezzanotte. Una carovana proprio. Porca. Il delirio. Porca madonna. La porca madonna, uno sbaglio. Sai da dire. Ma baja un colo, ba. Alla sera. Non lo farai vedere a qualcuno tuo figlio, no? Se lo fai vedere a qua mi metti a fare cagata, lo sai? Porco Dio, uno sbaglio. Ho
sai che Madonna è anche il nome di una cantante? Sì, lo so, la conosco. Mia cugina la fanno numero uno, tipo. Ah. E io dico, porca Madonna, ogni 3 secondi, quindi... Ma tu pensi che sei andato al territorio? Sì, con un alcune. Solo con papà. Perché suo padre è ateo, sua madre. Era ateo. Come era? Era ateo. Ma lo è ancora intimamente. Ma più o meno. Buona sete. Ma porca Madonna! Buona sega! Buona... Come diceva Storia. Spocciamo fuori, porca troia! Chiudete la luce! Ma quale fuoco? Raga, chiudete quella luce, così posso fare... Oh, c'è gente, raga! Eccolo qui. Raga, c'è gente! C'è gente in banco! Cosa? Dio! Mi sto riprendendo. Aspetta, metti qua. Potrei mettere... Che bello che c'è andato Michele, raga. Sì, quando Michele muore inizia lo sballo. Muovi la mano. Ma poi non cazzo. Muovi in alto la mano. Sono il tuo capitano. Muovi al lento il bacino. Sono il capitano. No, non c'è. Che c'è? Potevi una scappuccia a capo di qua. Poi scattro io tu. Raga, prendo luce che ma io. Devo. Yes. Ma la maionchi. È morto! Oggi siamo tutti eleganti perché dobbiamo andare al Senato. Dici qualcosa. Io sono Gesù Cristo, quindi non mi serve essere elegante. Sì, assai. Non lo gridare che te scanna. Te scannano, Niccolò, se lo gridi. Ma c'è quello della... Non gridare che sei laziale. E tu me l'hai gridato in giro. Ma vabbè, non mi ha sentito. Io mica vado a dire, vediamo quanti parenti c'ho, quelli che io... No, io prendo più regali posto e poi se ne avanza qualcuno me lo tengo. Ah. Meno il regalo ai parenti, io prendo per me. No. Che brutta persona che sei. Che fai gente? Guarda che bello questo palo del lampione. Sì, lo so. Quale Tiger, presso il Legina Sad. Presso. Condotti dal condottiero professore Plastino Duca Conte. One, two, three, four.
piccola. E vabbè, gli ukulele. Grande. Jacopo ha trovato le sue cose. Io no. Guardate, se mi muovo la telecamera devo andare in bagno leggermente. Questo 21 euro. Magical Mystery Tour 21 euro. No. Ci penso un attimo. Un affare. Poi vi dico. Poi, allora scusi. Ne trovo uno che è malato di cuore. No. Sta registrando. Guarda, io infatti, cioè, io trovo che uno è malato di cuore. Io sono malato di cuore. E faccio prendere ad alcune e poi mi muore di infarto. Ne vado io di conseguenza, no? È vero o no? Mannaggia Satana. Dammi. Io mi di. Cioè che non ho. Vedi che al contrario, zio. Ok. C'è che non ha soffie. 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 Allora, bello, no? Io lo so cosa faccio. Perché sono proprio un maialone. Quindi, quando passa quello che faccio? Dai, che ti faccio delle riprese. Vedi che Sofì. Apri subito che devo fare riprese. Aspetta, no, raga. Cosa avete acquistato voi? Allora, abbiamo due libri. Aspetta, Sofia, lei. Io sono Malala. Ok, Francesco, no, devo fare un esperimento sociale. Lei cosa ha acquistato in Ma in già libri? Vi dico, ma c'è Riga, quindi... Guarda, se potete trovarvi un posto fresco è meglio. Se good. Non ci dammi. Aspetta, lei. Lei cosa ha preso? Ciao! Facci vedere. Basta! Grande! Ok, abbiamo visto un po' di persone. Jacopo ha acquistato gli album dei Bastille. Niccolò, facci vedere proprio alla telecamera cosa hai comprato. Fai vedere alla telecamera cosa hai comprato. Questo? Più. No, devi cacciarli fuori dalla busta. Allora, raga, vedete che io sono un uomo di cultura e ho preso questo. Più Fidel Castro. Che Guevara. Che io sono un uomo di cultura. Fidel Castro. Ho preso un libro di Che Guevara. Poi, cosa hai preso? La Bibbia. Uno che bestemmia sempre. Non posso bruciarla, mi dispiace. Poi? Per i miei fan. Carpe diem, le più belle citazioni latine. Grandi. Prego. E io, per quanto vi riguarda, vi ricordate che era tipo la decisione più difficile della mia vita? Però alla fine mi sono consultato con mia madre, con mia nonna. E ho preso questo qua. Sì, questo qua. E poi alla fine non ho preso un film, ma ho preso proprio un album bello. Beh, no, abbiamo finito. Ma siamo mongoloide. Beh, ma perché Luca che ci vuole quello della camera? No, a me non mi interessa. No, io. Non gliene frega. Si ripete. No! Non ti abbassare. No, non ti abbassare i passo, vedi che. Ma cazzo, non gliene frega, non mi conosce proprio nessuno. Ma chi se ne. Ma se ti vede qualche giornale, siamo a Roma, siamo nella capitale. Mica cazzo molto. È molto per cosa? Gli altri se mi cazzo bene. Oscerità. Se mi cazzo di telefono. Sì. Vabbè, ne va, nessuno vuole vedere la tua mutante. La gente la vuole vedere. Giusto,
La parte migliore di me. Dammi. Se non deve tagliare niente troverà anche cose. Dai ragazzi, camminare! Dai! Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Show I care, love you every day, girl.
Non lo so.